in quantità proprio, dalle casse baffi, dei labirinti ben articolati. Ferre, già, se abbiamo già trovato il Santo Graal. Se non arrivo al diamante, mi dovete 742.000 like. Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft della serie principale. Ma oggi sono qua anche per dirvi una piccola cosa. Io ho un'idea. C'è un ragazzo che conosco, ho conosciuto grazie alle ferie, anzi più di uno, che hanno vari ruoli in una società, non so come spiegarla, di multigaming professionale, ovviamente gente che si allena, gente che fa tornei per poi diventare il cocomero più forte del mondo. A parte scherzi, per diventare giocatori forti a livello mondiale, ovviamente quella è l'ambizione. Se vi interessasse far parte di questa, diciamo, non so come chiamarla, community di multigaming, fatemelo sapere che vi metterò in descrizione un link del loro sito. Comunque il sito è Nice One Team. Nel caso vi interessasse, dateci un'occhiata. Oggi comunque siamo qui su Minecraft. E siamo qui, ragazzi, perché? Perché oggi dobbiamo andare in lì dentro, nella merda. Oggi dobbiamo andare, ragazzi, come si era detto, dentro la miniera, perché giustamente non abbiamo più un cazzo di niente per fare nulla. Un cazzo di niente per fare nulla. Ok. Ci portiamo, voi sapete, del legno dietro. Ci portiamo ovviamente del cibo, che sono baked potato. Sono carote. Sì, carote. Ciao. Aspetta, no, questa non me la porterò mai dietro. Aspetta, portiamoci i sticchi. Ok, abbiamo le stecchi. Portiamoci anche due mele d'oro, che non si sa mai. Le bistecche hot, vaffanculo. Mi porto dei cubi inutili tipo questi. Ok, qui c'è del flint che serve. Ok, altro flint per farmi ovviamente, ragazzi, le frecce, perché come vedete non ho flint ma remma maiala. Del carbone. Pronto? Che figo, no? Mi chiedono, fai video. Poi mi devono rompere le palle. Insomma, mi devono. Cioè, non ho frecce, portiamoci il carbone e fa le torce. Io mi porto anche un paio di le ender per le tengo, va, è meglio. E niente, adesso facciamoci un paio di picconi in ferro e siamo a posto. Abbiamo tutto, abbiamo la spada, abbiamo l'arco, abbiamo il cibo. Aspetta, la spada la voglio però sull'1, che è più comoda. E il piccone sul 2, ok. La paletta e il secchiello li teniamo nel culo. Voi avete detto, fai una strada che porti degli scavi da casa tua. E effettivamente non avete tutti torti. Anzi, ce n'è già uno qua. Poi sistemeremo il tutto, ragazzi. Vi faccio vedere, ce n'era tipo uno qua sotto, mi pare, di dungeon. Che non ho esplorato, mi sembra. Però qua metto delle torce e poi chiudo, che insomma c'è casa mia qui, quindi potrebbe anche scocciarmi che entrino mostri in casa mia, che dite? Ok, abbiamo chiuso. Andiamo subito verso il basso, non c'è niente. Allora andiamo verso l'alto. Ovviamente in questa scavata, giustamente, ragazzi, serve anche, avete capito, no? Attenzione, dell'acqua e della lava. Interessantissima sta zona. Minchia, è grande. Poi sicuramente riporterà una delle grotte che ho trovato nei miei mille viaggi. Spada in diamante. Non sciotta più. Ah, già, è vero. Già mi ero scordato adesso come funziona. I mob sono avvantaggiati con questo sistema di combattimento, o sbaglio? E non sbaglio sicuramente, che non sbaglio mai. Dunque, forse il carbone è l'unica cosa che possiamo anche non prendere. Lì c'è uno zombie, ho l'arco power 4, ve lo ricordo. Pam, non l'ho sciotto, va bene. Se vedete correre a caso, ragazzi, non è perché non voglio scavare, è perché semplicemente voglio mettere un po' di torcine a giro, che se no mi gira le palle se mi arrivano i mob. In realtà il carbone è davvero una zona che potremmo non prendere. Sente, da un botto di exp. Poi aspetta, un botto. Parliamo di questo botto di exp, ne dà un po', via. E noi ovviamente scendiamo grazie a queste stradine scavate nel niente. Qui peraltro c'è del grave, che grazie alla nostra palettina fantastica riusciremo a raccattare, nel senso che prenderemo un po' di flint per fare giustamente un po' di frecce. Giusto? Giusto. Destra o sinistra? Sempre per andare a destra, quindi andremo a destra. Ragazzi, questo qui è il Santo Graal delle grotte. Ma guardate, ma secondo me qui c'è del diamante, eh. Non lo sai. Da che vuoi odore di diamante? Io sento odore di diamante. Cerchiamo, secondo me è qua dietro, tipo. Dai, fai il bravo. Escici il diamante, gioco di merda. Non c'è? Ma siamo ancora a 28, i diamanti sono a 12 se non sbaglio. Cioè, almeno così mi dite ogni volta che gioco. Fai un tunnel fino a 12, trova i diamanti. Ma è più divertente scovarli i diamanti, no? Non trovate? Queste zone di merda, non c'è un cazzo di niente a parte il ferro in quantità industriale. Ok, ragazzi, è giunto il momento della fortuna dello sbuci. La fortuna dello sbuci consiste in questo. Adesso spacco questo ferro qui, che mi pare sempre utile. E troviamo un'altra caverna, ok? In realtà volevo dire, adesso scavo verso il basso, spero un'altra caverna. Ma se la trovo così,
Ah, è semplicemente un collegamento dell'altra caverna. Va bene, va bene lo stesso. Ferro in quantità proprio, proprio è da leccarsi i baffi. Va bene, lo prendiamo anche questo e poi andiamo verso il basso. Nel caso finisse anche questa grotticina, tunnel fino a 12 e trovi diamanti, come avevo detto. Anzi, come mi dite sempre voi, mizzica, fatti un tunnel. Attenzione, dell'acqua. Qualche parte ci dovrebbe essere dell'acqua, del fuoco, del vento, del cazzo e del mazzo. Allora, qua c'è dell'acqua, tanto per iniziare, e della lava. E il che già è un malus, perché come sapete io odio la lava con tutto me stesso. Qua si può salire volendo e poi scendere. Madonna, queste gatte, ragazzi, sono proprio dei labirinti. Dei labirinti ben articolati. Poi io sono uno stronzo, io i diamanti non li trovo mai, Voi direte, non hai fatto la strada. Avete ragione. Tunnel fino a 12 e si comanda. Quanta gravel c'è? È il mio orto. Sono nel mio orto. Cioè, tutti i punti dove potevo fare un pillar verso il basso, ho trovato... Perché ho questa sfiga io? Perché? Ah, ne approfitto per depositare la palta. A questo punto c'è la gravel. Depositare questo. I cubi importanti li tengo qua dentro. Mi faccio delle altre frecce e riparto di nuovo per la mia spedizione. Ma stavolta mi empowero il piccone a efficiency 1, 2 o 3 o stella. Dipende quanti livelli mi chiede. Vediamo un po'. Efficiency 2, mancava un livello. E invece no. Noi ce ne freghiamo il cazzo. Bam, efficiency 1 e si va a comandare. Tac. E ovviamente la nostra grotta verso il basso, a livello 12, verrà fatta qua sotto. Secondo me non ci arriva la lava. Non ci arrivo. Ok, ho tryhardato abbastanza. Speriamo, questo metodo brevettato da me non dovrei cadere mai nella lava. Cioè, scavo due cubi lì e due cubi qua. Due cubi lì e due cubi qua. Dello smeraldo, attenzione. Lo smeraldo, ho capito che era raro. Le prime volte mi ho trovato delle infamate. Ho trovato lo smeraldo e sembrava di dover trovare il santo graal. Ho trovato la bedrock. Ok, adesso ho capito di essere un po' troppo in basso. Quindi scampo verso l'alto. Devo arrivare circa livello 12-13, da quello ho capito. Livello 11, quindi livello 12 e livello 13. Ok, ferro. E già. Se abbiamo già trovato il santo graal. Io scavo sulla mia testa perché sapete io sono molto confident in questo gioco, che è così simpatico con me. Per la TNT qui lo vedete come si faceva un falò qui dentro. La TNT si rideva davvero. La redstone, ragazzi, si sa, chi fa per tre fa per sé. La redstone viene da sé. E avete capito, no? Pure sul livello 13, ragazzi, avete detto, me l'avete promesso, Se non arrivo al diamante mi dovete 742.000 like. 1000, Altra redstone inutile al culo, come al solito. Tutta roba inutile come la merda. E adesso spunterà anche la lava sicuramente, che dice, ah, quindi sarei inutile come la merda. Pam, e ti metto la lava sotto i piedi. Questa redstone siglerà il ritrovamento di qualche diamante, ne sono sicurissimo. Fammi vedere. No, magari sopra. Boom, lava in fronte. Ah, ma tra l'altro io ho fatto rompere il piccone con efficiency proprio così a caso. Madonna, che personaggio intelligente che sono. Un senso dell'intelligenza spiccato questo ragazzo deve avere. Ok, piccone. Basta, ora svolto, Prendo sto ferro e svolto, che mi sono rotto il cazzo. Cadevo nella lava e ridevo fino a domani all'altro. Ok, svoltiamo. Del diamante, ragazzi. Allora, io direi di accendere un cero per questo teschio a metà, ok? Direi di accendere un cero perché giustamente il diamante l'avevo trovato solamente una volta in questa serie, anzi due volte all'inizio della serie, e poi non sarà più ritrovato. Adesso l'abbiamo trovato, quindi direi di scavarci intorno per vedere se ce n'è dell'altro. Oh, oh! 5, 6, 7, 5, 6 e 7, 8. 8 diamantoni. Bene, via, scappa. Io direi di riportarli a casa, perché con 8 diamantoni ci facciamo intanto pensare un piccone di diamante. Poi lo riparo con il cazzo. Che questa era la stradina che noi ci abbiamo fatto. Quindi devo semplicemente fare tipo una scala tutta dritta che porti fino in fondo. Ok, e siamo nuovamente in the home. Allora, è un po' brutto fatto così, però poi sistemeremo un po' tutto, tranquilli. Faccio i rumori con la bocca, che non so come si chiama la canzone. L'avrò tipo assordato 3000 volte. Vado un secondo giù a vedere cosa posso fare con questo. Intanto deposito tutti i cubi di ferro qua. La madonna, quanto ferro che c'è. Avete consigliato per risparmiare spazio sbuci fai i blocchi. Ok, faccio i blocchi, scusate, ho fatto un fail. E voi direte, ma cosa ci voleva a pensarlo? E io dico, effettivamente non ci voleva molto a pensarlo, ma siccome si tratta di me, ho detto, vai, ho fatto il colpo, non ci avevamo pensato, gli aiuto, big views. No, invece no.
Non c'è lo spazio infinito. Oddio, quasi, però. Andiamo dai nostri cari animaletti. Come sapete, una volta al giorno dagli da mangiare. Voi ai vostri animaletti dateglielo un po' più spesso, però, al mangiare. Ah, qui c'è 4 mucche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vai. Siete a posto, fate le vostre cose sporche a 4. E quando torno vi do una mucchettina, Maialini. Anche voi. Una patata, due patate, tre patate. E mangiate anche la carota, se non sbaglio. No, la carota non la mangiate. Fate il bimbino. Ah, l'avete già fatto, minchia, sei velocissimi. I pollettini. Pum, pum. Oh, è cresciuto. Uno, vieni, mangialo. Anche te, vai, spollettate. Ok, conigliettini. Voi cosa pensate di fare? Uno, due. E poi lo do anche a te, anche se non serve un cazzo. Allora, vi avete procreato? Fate le mucche. E la madonna quante siete. Ok, avete procreato. Brave, brave. Avete fatto il vostro dovere. Ah, un po' di ferro. Meno male, siete tutti contenti. Passate a cuocere. E si va a comandare. Comunque, ragazzi, io sono Fiammio. Spero che il video vi sia piaciuto. Solito ogni volta che io faccio il video e faccio tipo questi versi, vuol dire mi sto tipo stirando. Sto per sbadigliare. Comunque, noi. Ecco appunto. Comunque vi lasciate un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi a Netlog, Instalog, Instamatic e ste cagate. Noi ci vediamo appunto al prossimo video. Per questo video era tutto. Ah, e per dire, vi invito ragazzi a continuare quella cosa di scrivermi sbucci attore nei commenti e cosa devo fare nella serie. Senza le, diciamo, senza i monumenti, tipo fai un drago del Nether con la rana nera, fai quello, quell'altro, quell'altro, ma prima dobbiamo killarlo il drago del Nether. Vi ho detto, vai nel Nether, vai e fai e vai nella miniera. Però se avete dei consigli per, diciamo, agevolare il lavoro in miniera e il lavoro nel Nether, ditemelo pure, eh. Peraltro io avevo segnato le coordinate del Nether, ma me le sono scordate. Però ci sono in un video, quindi siamo tranquilli. Ciao Nini!